Fa rumore? Hai rubato la pallina Pino? Bentornati sul canale. Oggi video tag a tema libresco. Sono stata taggata tantissimo tempo fa dalla Betty del canale Lisabettyna. Il video tag si intitola Mostra il libro più, mostra un libro di. È abbastanza complicato. Cominciamo subito, sono in tutto 10 richieste. La prima richiesta chiede di mostrare il libro più vecchio che possiedo. A memoria sono andata a ripescare questo, che è una abbastanza vecchia edizione, risale agli anni 70, della Fattoria degli animali in inglese di George Orwell, che apparteneva a mia mamma. È abbastanza vecchiotto, direi. Pagine ingiallite, copertina in bianco e nero. Era una paperback. Costava 1200 lire. Piacerebbe anche dirvi di quando è. Beh. 76, se non sbaglio. Va bene? Facciamolo contare. Mostra il libro più nuovo che possiedi. Mi è arrivato proprio ieri ed è questo, Natale da Carrington di Alexandra Brown, Arlequin Mondadori, edito 2015. Per questo Natale, tramite Ink Books ho il compito di recensirlo, quindi ne parleremo a breve, e in questo caso è il romanzo perfetto per questo Natale, adorabile, comico, magico. Arlequin in genere è chick lit o comunque letteratura rosa, quindi sarà un qualche genere di romance, ne riparleremo a breve. Mostra il libro più pesante che hai, non ho avuto dubbi, mamma mia. Ed è questo, tutte le vignette umoristiche, The New Yorker della Rizzoli, a cura di Robert Mankoff, con DVD con oltre 70.000 vignette. Ne avevamo parlato lo scorso anno perché era un volume, è un volume meraviglioso che avevo acquistato lo scorso anno. Contiene in ordine cronologico le più rappresentative vignette fino al 2006. Peserà, non lo so, qualche chiletto. Mostra il libro più emozionante tra quelli fotografici che hai. Allora, a me è piaciuto moltissimo questo libro che si chiama Elizabeth Taylor, la mia passione per i gioielli di Leonardo Arte. Anche in questo caso è un libro di cui avevamo parlato lo scorso anno ed è un libro nel quale si ripercorre la vita di Elizabeth Taylor attraverso i suoi gioielli, che erano la sua grande passione. Quindi si parla di vita, si parla di amore e di gioielli. Si dà una spiegazione ad ogni gioiello, si raccontano gli aneddoti dietro i gioielli. Mi era piaciuto molto. Mostra il libro più insolito che hai. Ne ho parecchi in libreria. Ho pensato di mostrarvi questo, che è L'arte del ricevere di Laduree, in questo cofanetto che mi ero regalato un paio di anni fa per Natale. Assomiglia proprio alla scatola dei macaron di Laduree. Il libro all'interno è morbido, con la costa dorata, e contiene all'interno una serie di ricette e suggerimenti per organizzare dei tè pomeridiani, dei party, delle feste a tema, delle cene. Un po' prezioso, un po' particolare, che avevo trovato e mi ero accaparrata. E veniamo al mostra un libro di, alla parte mostra un libro di. C'è mostra un libro di fiabe tra quelli che hai più amato da bambina. Non è un libro di fiabe, ma fatalità mi è tornato tra le mani perché la settimana scorsa con la Gazzetta dello Sport, sapete che per Gregorio sto ricomprando tutti i testi di Rodari, e usciva La Freccia Azzurra. La Freccia Azzurra è una di quelle favole, di quei racconti che io avevo in edizione per bambini, che mi leggevano sempre e che mi piaceva da morire, e quindi siccome mi è ricapitata proprio tra le mani qualche giorno fa, ho pensato che potesse essere una buona idea da suggerire. Questa è sicuramente una storia che mi è sempre piaciuta moltissimo. un libro di azione, giallo o thriller che ti abbia particolarmente colpito. Sapete che non leggo quel genere di libro, quindi faccio veramente fatica a suggerirvi. Poi ho unito due richieste: mostra un libro di giochi o barzellette che ti ha divertito e di citazioni o aforismi che consiglieresti, e ritiro fuori le vignette del New Yorker, perché sono vignette umoristiche e quindi conta come giochi, barzellette, cose divertenti, ma anche come citazioni e aforismi, perché ci sono delle freddure, delle... insomma, secondo me rientra a pieno titolo in queste due categorie. Tengo qua perché non so dove appoggiarlo, pesa troppo. E per ultimo la richiesta era: mostra un libro di narrativa che contiene un enigma. In realtà non è di narrativa, però contiene molti enigmi, ed è L'Atlante delle Isole Remote di Judith Schalansky. Sono 50 isole dove non sono mai state e mai andrò, delle isole remote, lontane da tutto e da tutti, che non si trovano con Google Earth, e c'è all'interno, per ogni isola, oltre alla cartina e alla descrizione geografica, quindi dove si trova cronologicamente, a che cosa è andata incontro, c'è anche un racconto, in genere un aneddoto, un mistero che riguarda le varie isole, e quindi ho pensato che potesse fare al caso nostro. Bene, queste erano le mie 10 risposte. Spero che alla Betty possano andare bene come le ho reinterpretate, come le ho rimaneggiate. Io sento dei rumori qua dietro verso Pino. C'è Gregorio che gioca con le palline. Molto bene. Io quasi quasi taggerei qualcuno, cosa dite, visto che ci siamo? E quindi taggo le mie amiche di libri, taggo Elisa e Alice, che sono le mie compagne di diario di una lettrice quasi per bene, perché essendo appassionate di libri rientrano a pieno titolo in questo genere di libri, e poi taggo anche la Laura e la Letizia. Io vi mando un bacione, fatemi sapere le vostre risposte qua sotto, quali sono i vostri libri che rispondono a questi requisiti. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video, sperando di avere ancora Pino tutto integro qua dietro.